un buon bilancio, per l'ottimo c'è ancora da lavorare, comunque cominciamo ad avere dei riscontri positivi. Anche questa mattina abbiamo un buon numero di ragazzi, li vedo presi, li vedo attenti, li vedo vogliosi di cominciare a scoprire un mondo nuovo che è quello della guida sicura. Con l'ultima tappa che si è svolta a Ponte San Giovanni di Perugia si è chiusa anche la terza edizione del Tour in strada con sicurezza, iniziativa inserita all'interno del più ampio progetto di educazione alla sicurezza stradale Guida la Vita, promosso dall'associazione Elba Ollus in collaborazione con Bosch Car Service e Allianz Assicurazioni e il patrocinio della Regione Umbria. Alla manifestazione, a cui hanno preso parte anche studenti già interessati da lezioni in aula sulla guida responsabile, ragazzi automobilisti si sono potuti confrontare con agenti di polizia stradale sul codice della strada e con tecnici Bosch che hanno impartito nozioni di base sulla meccanica e la sicurezza dei veicoli. Il nostro intento è quello di dare la possibilità a tutti i ragazzi, neopatentati e non altri, un primo approccio dell'auto, sapere che la guida non è solo un piacere che si svolge utilizzando un mezzo, bisogna anche conoscere il fatto che come comportarsi in seguito a una foratura o montare una catena di neve quando c'è un fondo sdrucciolevole o se si dovesse spegnere o accendere una spiglia del motore, quali siano le attività da svolgere in correttezza per garantire la propria sicurezza e anche quella degli altri. Meccanici hanno inoltre sottoposto a check-up le auto dei presenti, mentre istruttori di guida sicura hanno impartito brevi lezioni teoriche e pratiche. Sostanzialmente facciamo due esercizi, uno è una frenata con evitamento dell'ostacolo, quindi un esercizio che può appunto riprodurre una situazione tipica della strada di tutti i giorni, e poi abbiamo anche un altro interessante strumento che è lo skid, che è appunto un attrezzo che si viene montato sulle vetture proprio per simulare le condizioni di scarsissima aderenza, quindi un po' simili a quelle sul ghiaccio, ed insegnare quindi ad avere il controllo della macchina in situazioni del genere. Guida la Vita prosegue ora nelle scuole umbre con oltre 1500 studenti coinvolti in un concorso sulla realizzazione di progetti per sensibilizzare i loro colleghi sulle tematiche della sicurezza su strada. Il Tour in strada con sicurezza appena concluso in Umbria potrebbe invece portare novità fuori regione. Cercheremo di esportare questo format in Puglia, San Giovanni Rotondo, se tutto va bene il 2 di luglio, e stiamo lavorando anche su Torino, siamo in contatto con il mio collega di Torino perché vogliono anche lì fare un'operazione similare, quindi questo per noi è un motivo di orgoglio.